Visita del ministro all'istruzione Patrizio Bianchi in Toscana. Prima tappa accompagnato dall'assessore all'istruzione della regione toscana Alessandra Nardini alla scuola Piero della Francesca a Firenze, scuola che sta partecipando al piano estate. Un'iniziativa del governo per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta con la pandemia ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. La Toscana ha ricevuto 26 milioni per il piano estate, quindi una cifra importante che però è stato usato e viene usato con grande capacità come sempre. Abbiamo visto una scuola molto bella, capace di includere tutti, che sta sperimentando quella nuova didattica per cui noi tutti, in particolare Indire, sta lavorando da tempo. Il ministro Bianchi ha dichiarato che si sta lavorando per garantire una scuola in presenza per il prossimo anno scolastico. Oggi abbiamo visto le bambine e i bambini davvero felici, bambine e bambine a cui finalmente tornavano a brillare gli occhi, e questo è importante. Ed è importante lavorare fin da subito affinché la ripartenza del prossimo anno scolastico possa essere ovviamente in presenza, in sicurezza. Questo è l'impegno che come Regione Toscana continueremo a portare avanti. Ovviamente le parole del ministro Bianchi, questa graditissima visita, sono veramente un messaggio importante che arriva al nostro territorio. Poi il ministro ha fatto tappa in Indire a Firenze, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Noi abbiamo bisogno di innovare anche il nostro sistema scolastico, sia dal punto di vista didattico ma anche dal punto di vista degli ambienti, e Indire rappresenta davvero una realtà importante che siamo ben felici di avere anche qua nel nostro territorio, e quindi il ministro Bianchi si dimostra ancora una volta attento e sensibile alla Toscana, attento e sensibile anche alle richieste che arrivano dal mondo della scuola. E quindi è stata importante questa tappa proprio perché credo che dall'innovazione anche nell'istruzione passi davvero il rilancio del nostro paese.